Allora, bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale dal vostro Nico Gaming. Siamo tornati qui con il giocatore Stefano Cascini in diretta come sempre da Milano per continuare il gioco di ruolo che avevamo iniziato tempo fa. Tempo fa avevamo fatto soltanto la scheda del personaggio. Comunque, continuiamo il nuovo gioco di ruolo Journey to Ragnarok, ovvero l'espansione per Dungeons & Dragons ambientata ai tempi dei Vichinghi. Come vedete, abbiamo anche installato la nuova lampada PlayStation. Molto bella, e adesso ho messo la modalità che sfumano i vari tasti, come vedete. Ok, continuiamo l'avventura. Allora, il tuo personaggio avevi scelto i lupi, giusto? Avevi scelto il clan dei lupi, giusto? I lupi dell'ombra. E il tuo personaggio attualmente è a livello 0 perché qui su Journey to Ragnarok si sceglie la classe a livello 3, che attualmente sei a livello 0. Ovviamente siamo sulla Terra, perché il primo pianeta da dove partiamo è sulla Terra, e siamo sullo Svithiod, che sarebbe una specie di grande foresta. Allora, siamo nello Svithiod. Allora, iniziamo l'ambientazione. Allora, al riparo delle grandi montagne bianche si trovano le verdi e rigogliose pianure dello Svithiod. Queste terre selvagge e poco abitate sono ricoperte da enormi boschi e si estendono a partire dalle coste interne del mare del nord, fino alle terre morte conosciute come Keel. La maggior parte dei villaggi di queste terre sono sotto il controllo di clan familiari indipendenti, che decidono a chi essere fedeli a seconda delle situazioni. Nella zona meridionale dello Svithiod, infatti, si trova la Grande Foresta, un luogo sacro e oscuro, abitato dal leggendario clan dei Lupi dell'Ombra, a cui ovviamente il nostro personaggio ha scelto, ovviamente, lui è uno dei membri del clan dei Lupi dell'Ombra, nei pressi del quale sorge anche l'antico insediamento di Uppsala, sede di uno dei più importanti santuari delle terre del nord. Viaggiando poi verso oriente, i boschi e le verdi pianure lasciano il passo al grigiore delle paludi. Questa zona malsana e maledetta è abitata da uomini viscidi, ambigui, e si dice sia la tana del villaggio segreto del clan di Reietti, conosciuti come figli di Jotun. E praticamente in questa ambientazione, praticamente a fine missione, praticamente devi trovare praticamente la tua missione, praticamente parti dal tuo clan per andare praticamente a sconfiggere questo clan di questi Reietti, i figli di Jotun, appunto. Scendendo verso meridione, oltre la grande foresta, si trova l'importantissima città di Uppsala, dove è situato il più importante tempio delle terre del nord. Questo luogo, infatti, è la meta ideale di chi cerca consiglio dagli dèi o vuole offrire un importante sacrificio, oltre ad essere la sede del circolo druidico dei corvi di ghiaccio. Lo Svithiod, infatti, è un luogo pericoloso per un viaggiatore non esperto. Infatti, le lunghe distanze tra i centri abitati puniscono chi non si prepara adeguatamente o chi non conosce la via. E infatti è semplice finire in un terreno sacro o peggio ancora maledetto senza il permesso dei suoi guardiani. Allora, te parti ovviamente dalla parte della foresta, te, e puoi scegliere se andare verso la grande foresta, oppure dirigerti verso i villaggi della costa, oppure andare verso i villaggi della costa. Adesso Onesta. ti faccio vedere anche la mappa, non so se si vedrà bene questa. Una specie di è l'inizio della foresta. Ok, allora entri nella grande foresta. Ok, allora The Big Forest. le grande foresta, esatto. Allora, le zone più interne dello Svithiod, grazie al riparo naturale offerto dalle grandi montagne e ai molti fiumi, sono caratterizzate da vaste distese di verdeggianti foreste che in alcuni punti lasciano il posto ad ampie radure. Queste caratteristiche, infatti, hanno scoraggiato la crescita di grandi insediamenti. E la maggior parte dei villaggi che si trovano in queste terre sono edificati sul limitare della foresta o nelle sue radure. Muoversi nel cuore della foresta significa infatti entrare nei territori del clan dei Lupi dell'Ombra. Infatti non esiste un vero e proprio confine che definisca i terreni del ferale clan. Infatti i viaggiatori più esperti solitamente evitano di attraversare la foresta, preferendo un viaggio più lungo al rischio di sconfinare senza permesso nei loro sacri territori di caccia. I rischi infatti non scoraggiano i più avidi. Infatti, antiche leggende raccontano di rovine ricolme di tesori nascoste sotto la foresta, ma per la gente comune si tratta di semplici fandonie, utili solo ad aumentare il numero di sprovveduti scomparsi nella foresta. Allora, puoi iniziare a tirare il dado da 6. Puoi tirare il dado da 6.
D6 2. Per determinare gli incontri che troverai nella foresta. Hai fatto due, dunque. Allora, a un certo punto, stai viaggiando dentro la grande foresta. A un certo punto, in questa piccola radura tratteggiata da questa erba alta, con una leggera e bassa foschia, in questa radura piena di erba alta, insomma, a un certo punto trovi una strana vecchia intenta a raccogliere funghi velenosi. E questa vecchia sta raccogliendo questi funghi velenosi sotto a questa specie di albero grande, un grosso albero grosso. E questa vecchia ancora non ti ha visto, questa vecchia al momento è intenta a raccogliere funghi velenosi. Puoi fare due cose, puoi cercare di parlare con la vecchia, puoi attaccare la vecchia oppure puoi cercare, diciamo, di... Come dire, vedere cos'è questo strano albero. Guarda dove sta l'albero. Oh, controlli l'albero, ok, puoi tirare il dado a 6. 6. 6. Ok, va benissimo. Allora, ti avvicini a questo strano albero, ovviamente la vecchia non ci hai parlato, perciò è andata via. E vicino a questo strano albero, incredibilmente, vicino a quest'albero trovi delle vecchie armi rotte del clan dei lupi. Accanto alle armi trovi dei cadaveri dei vari lupi dell'ombra morti, morti, hanno tutte le armi spezzate. E trovi, diciamo, una traccia di sangue che prosegue nell'erba alta. Ora hai due strade qui, cioè puoi scegliere di seguire le tracce che proseguono dentro l'erba alta oppure provi a seguire la vecchia che comunque lei ha continuato dentro la via, dentro la foresta, perché praticamente le tracce di sangue si dividono in due parti. Una parte va verso l'erba alta e una parte va nella strada che praticamente entra dentro la foresta dove è anche andata la vecchia, diciamo. La prima. Nell'erba alta? Sì. Ok, allora mi tiri il dado a 20. Dado 20. Ah, questo. Sì, vai. Non dimentichi questo. Sì, quello. Sì, questo. Sì, quel classico dado da 20. 5. 5, allora 1, 2, 3, 4, 5. Oh, allora. Allora, hai scelto di andare nell'erba alta. Entri dentro l'erba alta e ti fai strada con la tua arma, con la tua ascia. Uscendo dall'erba alta, trovi una piccola radura dove c'è un albero secco e trovi un uomo accovacciato che sta anche lui sta cercando le orme di questi gente morta. Quest'uomo è un uomo grosso, alto, gigantesco, di dimensioni mastodontiche. Anzi, ti faccio vedere anche l'immagine, è questo qui. Lui. Questo omone grosso col martello, trovi, che è attualmente accovacciato. Si gira verso di te, questo omone grosso con questo martello. E ovviamente riconosce, ti vede, dice, ah, sei un lupo dell'ombra anche te. E si presenta, lui si chiama Gamal Bjarki. Lui si chiama Gamal Bjarki. Ovviamente, lui si chiama Gamal Bjarki, ovvero si chiama Vecchio Piccolo Orso, è il suo vero nome. Ovviamente, non si è guadagnato il rispetto della montagna con le buone maniere. Infatti, la montagna gli ha insegnato la via della forza e da sempre lui l'ha seguita. Ovviamente, con la sua forza ha mantenuto saldo il controllo sulla vetta e sui clan barbari, e sempre con la forza Gamal Bjarki, ovvero Vecchio Piccolo Orso, ha punito coloro che tentavano di ribellarsi al suo comando. Nonostante i suoi modi ruti, Vecchio Piccolo Orso ha sempre fatto tutto il possibile per il benessere del suo popolo, preoccupandosi di organizzare uomini e risorse per sopravvivere alle tremende condizioni della montagna. Ovviamente, Vecchio Piccolo Orso, questo omone grosso,
anche lui ha trovato tracce di questi, diciamo, lupi, di questi lupi dell'ombra morti, e ti chiede aiuto perché anche lui è alla ricerca di uomini abili che possano aiutarlo a scoprire cosa stia accadendo in questa zona. Ovviamente, se decidi di unirti a lui, ovvero a Vecchio Piccolo Orso, sì, che lui praticamente è un capoclan, ovviamente otterrai la sua totale fedeltà. Ovviamente lui ti aiuta, aiutandoti sarà disposto a donare la sua forza del suo clan al tuo gruppo, al tuo personaggio, scendendo a valle e schierandosi ovviamente dalla loro parte. Ovviamente puoi anche decidere di dire no, guarda, voglio proseguire da solo. No, io lo faccio anche venire. Va bene, ok, allora accetti il suo aiuto. Comunque è un omone grosso, è forte, cioè Sì. c'ha 10 di vita, lui fa conto c'ha 100. Allora. Perciò è abbastanza. Beh, è comunque un capoclan. Allora, niente, ok, puoi segnare nella tabella. Segni il personaggio che ti aiuta. Se ci scrivi vecchio piccolo orso, ci scrivi vita 100. Allora ci scrivo. Aiutante, no, collaboratore, com'è? No, Aiutante. è il capoclan vecchio piccolo orso. Lui si chiama Gamal Bjarki, ma è soprannominato vecchio piccolo orso perché c'ha la pelle dell'orso addosso. Quindi ci scrivo Ci scrivi piccolo orso, come ti pare? alleati. Sì, è bravo, ci puoi mettere anche alleato, bravo, ci metti alleato. Vecchio piccolo orso, ci metti punti ferita 100, sarebbe la vita. Quindi lui c'ha. Aspetta. Lui c'ha il maglio come arma, che sarebbe quel martellone grosso, si chiama maglio. Maglio, e tira 4 volte il dado a 6 lui in Maglio attacco. con la GL? Maglio GL, sì. Maglio. MAGLIO, maglio. Lui attacca 4 volte con il dado a 6. Ci scrivi 4 di 6. Quindi. Quattro di sei. Esatto. 4 di 6, esatto. E lui attacca sempre per primo. Non attacchi prima te, ma attacca prima lui quando in combattimento, insomma, quando lo trovi in combattimento. Quando, insomma, trovate qualcosa da distruggere. Ok, perciò quindi hai anche un alleato. Sei stato anche fortunato. Buona, buona. Sei stato fortunato. Quindi, allora, trovando lui, ovviamente, tornate sui vostri passi. Ovviamente, adesso hai un compagno. Vecchio piccolo, dico vecchio piccolo, non è tanto piccolo, è un omone grosso, l'hai visto, è gigante, grosso così. Comunque, lui ti dice che comunque, dato che comunque è un capoclan e ha molta più esperienza di te, lui ti dice che comunque le tracce non portavano verso la grande foresta, ma portavano ai villaggi al limitare della grande foresta. Infatti, questi villaggi, come quelli costieri, sono di ridotte dimensioni e appartengono a clan familiari minori che negli ultimi anni hanno sviluppato un vero e proprio odio nei confronti dell'arroganza espansionistica del re dei lupi dell'ombra. Infatti, gli abitanti di questi villaggi, in teoria, aiutano come possono le bande di lupi dell'ombra, fornendogli beni di prima necessità e altre risorse. Infatti, nel caso di estremo pericolo, sanno che possono rifugiarsi nella foresta senza temere l'ira dei lupi, una concessione, infatti, di cui è molto rischioso abusare. Ok, allora proseguendo insieme a Vecchio Piccolo Orso, arrivi in un primo villaggio che è un vecchio villaggio distrutto, che si chiama, questo villaggio si chiama il villaggio di Dreiman di Bu, ovvero il villaggio chiamato Casa Sognante. È un villaggio molto vicino alla foresta e sembra che sia stato colpito da una terribile sciagura questo villaggio. Infatti, al centro della piazza di questo villaggio trovi una grande montagna di corpi carbonizzati si alza con una grande colonna di fumo nero il cui forte odore di morte è avvertibile anche a chilometri di distanza. Così come è possibile notare anche gli stendardi del clan dell'Occhio di Odin. Bella questa ambientazione, con quei corpi massacrati col fuoco. Ovviamente al centro del villaggio, accanto a questa pira dei morti e bruciati, si trova un accampamento infatti dell'Occhio di Odin con una guarnigione di una dozzina di guardie, capitanate infatti dallo Jarl Gundabald.
Ovviamente la guarnigione non è aggressiva a meno che non venga aggredita, però, perché comunque la guarnigione ha l'ordine di portare chiunque si avvicina al villaggio al cospetto dello Jarl. Infatti, solitamente all'interno di un enorme tendone al centro dell'accampamento, dove ci sono anche i cavalli del clan. Infatti, al confine dell'accampamento ci sono anche due cadaveri impalati appartenenti a due giovani guerrieri del clan dei Lupi dell'Ombra, che voi te noti subito, ovviamente. Anzi, prova a tirarmi il dado a 6. Ho 5, aspetta. Intelligenza quanto c'hai? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, però non è superata la prova, perché c'ho niente. Perché sennò potevi indagare sui cadaveri morti, però non hai trovato niente. Però puoi provare a investigare sul villaggio comunque. Prova a tirare il dado a 6. Vediamo se superi la prova di intelligenza per investigare. 2. 2 più intelligenza 6, 6, 7, 8, niente. Neanche l'intelligenza è superata. Proviamo a cercare le tracce, vediamo se trovi almeno le tracce. Sempre il dado a 6. Più saggezza. 6 e 6, 12, sì. Ok, comunque ti aiuta il capoclan, diciamo che le tracce le trovi. Ok, allora, vicino a questi cadaveri impalati di questi, insomma, tuoi amici che sono morti, vicino a questi due cadaveri impalati dei lupi dell'ombra, scorgi delle tracce di un piede di dimensioni non umane dirigersi verso la vicina boscaglia. Infatti, queste tracce sembrano risalire ad un paio di giorni fa, ti dice il capoclan ve vecchio piccolo orso, che sono precedenti a quelle lasciate dai soldati dell'occhio di Odin. Infatti, le tracce portano fino ad una capanna nella foresta prima di svanire nella boscaglia. Ora hai due scelte: comunque hai trovato le tracce, o provi ad andare direttamente nella capanna e vedere, insomma, cosa c'è, insomma, e vai direttamente all'attacco di chi ha ucciso questi qui. Oppure provi a cercare aiuto dallo Jarl Gundabald, ma non è detto che te lo dia. Cosa io Ian? Provi ad andare dallo Jarl. Allora, aspetta, vado a cercare la pagina 136. Perché c'è anche la pagina di tutti i personaggi qui, eh. Eccolo qua. Allora, come si chiamava? Gundabald. Oh, eccolo, Gundabald. Ah, però non ho la figura, peccato. Peccato, peccato, peccato. Allora. Ok, allora va bene. Provi ad andare da lui, Arl. Ok, d'accordo. Allora, ovviamente. È uno Jarl, è lo Jarl di questo villaggio che si chiama Gundabald. Gundabald è il braccio sinistro di Re Asbjorn, che è sempre stato al suo fianco da quando i due erano bambini. Infatti, Gundabald ha seguito il re nella grande razzia e al suo ritorno è stato nominato Jarl, infatti, di questo villaggio sulla costa, non molto distante da un altro villaggio. Ovviamente, Gundabald tiene al suo signore più di ogni altra cosa, infatti è legato a lui da un patto di sangue, poiché infatti Re Asbjorn gli ha salvato la vita durante una delle sue prime razzie. Infatti è disposto a tutto pur di esaudire le richieste del re e si opporrebbe al suo volere solo se avesse prove certe che infatti il re è stato manipolato. Ok, va bene, prova a tirarmi il dado da 20. Undici. 11, ok, no, niente da fare, no. Gundabald ha ascoltato la tua richiesta, però niente, no, dice che non ti vuole aiutare comunque, che non sono problemi suoi e perciò niente, non ti aiuta, niente, devi tornare alla capanna. Devi tornare alla capanna sempre col tuo alleato, perciò niente, purtroppo non ti ha dato l'aiuto. Perciò bisogna dirigerci, comunque, devi per forza di dirigersi a questa. Ti devi per forza dirigere, insomma, nella capanna e nella foresta. Allora,
A qualche ora di cammino dal villaggio distrutto, ovviamente all'interno della boscaglia, si trova questa piccola capanna fatta di pietra e di fango. La capanna, ovviamente, è abitata da tre sorelle che si chiamano Gertrude, Melega ed Ontoka, che sono tre megere verdi. 349, due cappere. Ah, eccole. Eccole, le megere verdi, eccole qua, che sono Gertrude, Melega ed Ontoka, sono le tre megere verdi. Ovviamente è possibile individuare la capanna per il fumo del piccolo comignolo, infatti all'interno della capanna si trova solitamente solo Gertrude, infatti le altre sorelle sono spesso in giro per il bosco, infatti appena entri dentro la capanna, infatti ti accoglie Gertrude dentro. La capanna è ricolma di erbe e altri ingredienti tipicamente usati per pozioni di vario tipo. Sul fuoco è sempre appeso un enorme pentolone nel quale ribolle un intruglio dal colore e odore poco raccomandabile, che ovviamente ogni tanto viene, diciamo, girato da Gertrude. Puoi tirare per la prova di sopravvivenza, sempre il dado da 6. 5. Ok, 5 più saggezza. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, comunque quel capoclan ti aiuta a superarlo. Comunque, grazie all'aiuto del capoclan, scopri che ci sono molte tracce di dimensioni non umane attorno alla piccola capanna. Infatti, vicino alla boscaglia della capanna, un nemico ti sta guardando, insomma, ti sta spiando, però non sai che tipo di nemico sia. Allora, ovviamente Gertrude ti accoglie dentro la capanna insieme a Piccolo Orso e ti dice: "Perché non ti accomodi al caldo e non prendi un po' di stufato?" Ti dice: "Ora puoi scegliere di entrare nella capanna e accogliere lo stufato, oppure puoi cercare di fare delle domande alle megere, perché non sai se sono buoni o no, oppure puoi comunque cercare di attaccarle." Mangio stufato, no? Sei Vuoi buono? mangiare lo stufato? Va bene, mangi lo stufato, d'accordo, va bene. Sperando che non sia avvelenato come quello di Vabbè, Longwood. certo, vabbè, avvelenato l'ha nemica detto. Oh, ti è andata bene perché lo stufato fortunatamente non è avvelenato, anzi, le streghe ti dicono sì, che anche loro hanno sentito. Giorni fa, notti fa, hanno sentito dei rumori all'interno della foresta che provenivano da delle vecchie rovine. E perciò Gertrude ti indica la via per le rovine perdute della grande foresta. Perciò ti devi dirigere alle rovine perdute della grande foresta. Infatti all'interno della foresta, perché ovviamente comunque è una foresta vecchia e antica, si trovano diverse rovine abbandonate che, secondo alcune leggende, sono l'ultimo ricordo di un antico regno, un tempo sovrano della foresta. Infatti, secondo altri vichinghi, si tratta dei resti delle abitazioni degli dei, quando erano soliti aggirarsi per Midgard, ovvero per la terra. Infatti, le rovine dicono che siano colme di tesori, ma protette da una potente maledizione. Infatti, gli spiriti dei guardiani di questi luoghi infestano ancora le loro vuote armature. Infatti, chiunque entra all'interno delle rovine dice risveglia immediatamente gli spiriti, ovvero che sono della specie di armature animate. Ovviamente, devi cercare di sconfiggere queste armature animate, queste cinque armature animate che comunque ti attaccano. Comunque sono tipo delle armature vecchie, senza corpo, tipo spettri con armature volanti che comunque ti attaccano di queste vecchie rovine. E possiamo iniziare a tirare il dado. Anzi, no, attacchi te all'inizio, anzi, attacca lui, il tuo compagno, perciò puoi tirare il dado. Quante volte tirava? 4 volte il dado a 6, giusto? 4 di 6, Vai, ora puoi tirare 4 volte il dado a 6. 1, 3, 2, Perciò non, 2. niente, no, non ha colpito niente. Non ha colpito niente, ora tocca le armature attaccano. Vediamo se ci riesco. No, provano ad attaccare te ora. Sì, ti attaccano e perdi una vita.
vai a 9. Perdi una vita e vai a 9 e ora tocca sempre a te attaccare. Aspetta, punti ferita, no. Io colpisco con C'hai o l'ascia barbuta, un dado da 6, oppure c'hai l'ascia d'assalto, un dado da 8. l'assalto e lascia l'assalto di Un 8. dado da 8 è l'ascia più pesante, ti conviene. Uno. Ah, niente, niente. Prova a tirare con il compagno con 4 volte il dado da 6. Sei. Dimmi quanto fai. Uno. Niente. Uno, Niente. quattro, Niente. sei. Sei, sì, un colpo l'ha sferrato, il compagno e un'armatura è stata distrutta. Rimangono ancora quattro armature da sconfiggere. Però ora tocca a me attaccare. Oh, il tuo compagno perde 6 di vita. Perché comunque lui perde. Comunque, no, lui perde 6. Lui perde 6. Lui da 100 va a meno 6. E poi attaccano te. E anche te perdi una vita e vai a 8. Il compagno va a 90. 94, penso, se ho contato bene. Sì. E anche te perdi una vita e vai a 8. 94 e io vado a 8. E vai a 8. Ora tocca a voi attaccare. Quindi allora parto con me col dado 8. 8. Sì, ok. Bene, hai colpito un'armatura e l'hai distrutta, rimangono tre armature, ora tocca al tuo compagno attaccare. Ok, Vai. quindi 3, Niente. 6, Una colpita. 2, Niente. 2. Niente. Oh, rimangono due armature. Comunque è una bella battaglia. Non se l'ho fatto però, eh. Sì, l'ho contato, l'ho contato. Rimangono due armature da sconfiggere. Ora attaccano loro. Oh, il tuo compagno perde altre 5 vite. Perde altre 5 vita di vita. Piccolo orso perde Quindi 5. vado a 89. E anche te perdi un'altra vita e vai a 7. 89 e io vado E a esatto, 7. vai a 7. Quando arrivo a 0 sono morto, ovviamente. Certo, chiaramente. Quindi 8, 7. Attaccavi te 7? Ok, 2. colpita, vai. Tocca al tuo compagno ora. 2, 2, 2, 6. Io mono. E l'ultimo? Sei. Se, oh, colpito, perfetto. Ok, ha distrutto tutte le armature, perfetto. Perfetto. Ora, se vuoi, puoi esplorare una, puoi esplorare l'interno delle rovine, se vuoi. Sì. Ok, bene, aspetta un attimo, cerco un attimo la pagina. 197. Beh, un bel sistema di combattimento. Allora, aspetta. Endocappero è. Fondo cavolo è. Oh, eccolo. Oh, quindi all'interno delle rovine trovi l'ascia del conquistatore, che si narra essere appartenuta al fondatore del clan dei lupi dell'ombra. Perciò puoi segnarti nell'equipaggiamento l'ascia del conquistatore. Ascia, segna ascia, conquistatore. Comunque è un'arma meravigliosa, molto rara. E quest'arma ti garantisce un più 2 negli attacchi. Perciò c'hai più 2 in attacco quando tiri il dado. E quest'arma toglie 2 volte il dado da 6. Ah, 2 volte il dado da 6 in più. Quindi io che devo segnare. Scrivi ascia del conquistatore, scrivi più 2 in attacco, più 2 di 6. Praticamente quando Allora, ascia del conquistatore. ascia del conquistatore, sì. Hai trovato l'arma rara dei lupi dell'ombra. Questa? Sì, che è questa ascia, esatto, che ti dà più 2 in attacco, ovvero che ne so, fai un 6, in realtà ogni volta che fai 6 hai fatto sempre un più 2. In più c'hai 2 tiri in più, 2 volte il Quindi dado da allora 6. che dado devo tirare, scusami? 2 volte il dado da 6 in più,
Tiri due volte il dado da 6 in più, te lo tiri due volte. due di Sempre. 6. Sempre. Quando attacchi. Quindi io prima posso colpire con l'ascia barbuta e poi due. Esatto, quando colpisci con l'arcia che tiri il dado da 8, dopo tiri due volte il dado da 6, capito? È un attacco supplementare in più con quest'altra ascia speciale, capito? Ah. E c'hai più 2 in attacco tutte le volte. Tutte le volte ora c'hai, tiri due dadi in più da 6. L'ascia del conquistatore, aspetta, te la faccio vedere, guarda, c'ho l'immagine. Perché ci ho segnato le armi speciali, guarda, è questa qui. Ah, bello, L'ascia del conquistatore con le rune. Con le rune incise. Comunque è un'arma rara, Bella, Comunque, ti dà più 2 in attacco, tiri tutte le volte 2 volte da 6 in più, cazzarola. Mica male, Oh, allora, beh, ci siamo quasi, Ci siamo quasi. Ci siamo non quasi. c'è Ci nessuno. siamo quasi. Sì, ci siamo quasi. Ok, allora sei le rovine abbiamo finito. Ok. Allora, prima di andare nella città di Uppsala e sferrare praticamente l'attacco allo Jarl nemico del tuo clan, ti puoi riposare in uno dei due clan tuoi dei Lupi dell'Ombra, però lo devi scegliere te. Puoi scegliere o l'accampamento minore oppure l'accampamento dei lupi insanguinati. Accampamento dei lupi insanguinati. Perché a seconda dell'accampamento che vai, praticamente ti danno delle truppe di rinforzo per attaccare il villaggio. Perché comunque siete in due e il villaggio le devi attaccare con più Prendo solo persone. dei quasi insanguinati. Dei lupi insanguinati. Ok, va bene. Allora, questo accampamento è composto principalmente da giovani guerrieri che non condividono le precauzioni del capobranco. Infatti, l'accampamento è di piccole dimensioni e i suoi abitanti sono in perenne stato di euforia marziale. Tutti i giorni, infatti, dall'accampamento partono piccoli branchi d'assalto diretti verso i territori dell'Occhio di Odin, ovvero verso la città di Uppsala, dove compiono atti di guerriglia contro i soldati del re. Nonostante il loro atteggiamento bellicoso, questi giovani lupi si dichiarano per ora ancora fedeli al capobranco, ovvero al tuo capo dei lupi dell'ombra. Nonostante l'approccio moderato del loro leader, nessuna legge vi vieta la razzia e gli atti eroici sono considerati dai più come onorevoli. Infatti, i giovani lupi non hanno ancora una vera e propria guida, ma presto potrebbero sceglierne una. E prima o poi questo nuovo leader sarà costretto a sfidare l'attuale capobranco per prenderne il posto e guidare i lupi in battaglia. Ovviamente l'accampamento è composto solamente da tende di piccole dimensioni e viene spesso trasferito per facilitare gli attacchi contro il clan dell'Occhio di Odin. Oh, quindi, insieme al quando ora attaccherai Uppsala, la città, per sconfiggere il leader, sei te, il tuo compagno, che ovviamente la vita ti è tornata normale, perché vi siete accampati qui e vanno rifocillato. In più, Quindi la scelta esatto, lui torna a 100, te torni a 10, e comunque vi danno delle truppe di rinforzo per attaccare la città. In questo caso ti danno 10 malviventi e un capo dei banditi, armati di ascia d'assalto e un arco lungo. Perciò hai con te altri 10 persone con un capo, perciò sono 11 persone con te. E sono armati di ascia d'assalto, ovvero come la tua, che tirano una volta al dado da 8 e hanno l'arco lungo. Questo praticamente è il tuo esercito che ovviamente deciderete come attaccare o che parte del villaggio attaccano attaccare. tutti, tutti insieme e Certo, quando attaccano cosa? ovviamente prima fai attaccare loro, cioè prima attaccano i malviventi con il capo e poi attacchi te con piccolo orso. Malviventi con piccolo capo. Sì, insomma, col tuo amico, dai, insomma. Allora, quindi ci sono ora. Ah, no, dico, i malviventi sono 10? Sono 10 più il capo, perciò in totale sono 11. C'hai 11 No, persone tipo, come no, il tuo esercito. piccolo orso non è il capo. No, 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 no. Piccolo orso è il tuo aiutante. Piccolo orso sta sempre con te. A meno che non decidi di congedarlo, ma lui ora ti aiuta sempre. A meno che non lo decida io oppure non lo decidi te di Questi mandare. 10 movimenti col capo, quanto tolgono? Tolgono come te, tolgono una volta il dado da 8.
Tirano una volta al dado da 8. 10 volte il dado Esatto, sì, 10 volte, 11 volte in questo caso, 11 volte, perché sono 11 da 8. 11 comunque. volte Sono 11, ovviamente. un di 8. Oh, allora. Ora c'è un attacco preciso per andare al villaggio, perché ci sono del... Allora, aspetta. 11 volte un di 8 è tanto, eh. Quindi, ah, ci sono varie zone. Allora, vediamo un po'. Fammi leggere un attimo. Ok, ci sono vari punti del villaggio da attaccare. Ovviamente il punto lo sceglie la cieca. Allora, i vari punti sono: c'è cioè il punto 1, ovvero puoi iniziare a attaccare il villaggio dalla tenda del capobranco. Oppure dalle tende del branco, dalle riserve, oppure puoi cercare di attaccare il villaggio accanto alla pietra sacra, oppure accanto alle vedette nascoste, oppure accanto alla pira del fuoco. La scelta è la tua, in che punto entrare della barricata. Il fuoco. La pira del fuoco, ok, bene, bene, ok. Ovviamente se siamo arrivati a Uppsala. Stai attaccando Uppsala, che è situata nella parte meridionale della grande foresta, sotto un'enorme collina. Infatti, questo villaggio sorge sulle rovine dell'antica città da cui prende il nome. Infatti, gli abitanti del villaggio sono per lo più contadini allevatori che contribuiscono al sostentamento dei molti saggi che risiedono nel tempio. Ovviamente, la dimora dello Jarl è al centro, perché te devi arrivare fino al centro della città, che sarebbe lo Jarl, si chiama Alrek Sigtroll. Che sarebbe l'abitazione più grande e antica del villaggio. Però, prima di arrivare ovviamente dal capo, devi affrontare ovviamente il suo esercito, che è composto da... Ora, aspetta, faccio il conto. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 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
10 persone come esercito, anche perciò il tuo esercito si scontrerà con i suoi 10. Perciò puoi iniziare a tirare il dado. Quindi io tiro un... Prima tiri 8 volte, no, tiri 11 volte, tiri 11 volte il dado da 8. 3, Vai, tira, tira, tira. 6, 7, 6, 2, 2, 1, 6, 8, 8, vai ancora. 3 11 volte. l'ultimo. Vai. 1. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Hai fatto fuori 5 guerrieri di loro. Ora tocca a me tirare. Tiro 11 volte, ora faccio il conto. Allora 1, 2, 3, 4. Intanto segno i danni, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ti ho tolto solo 3, perciò hai perso solo 3 soldati te. Perciò 11, 10, 9, 8. Te ce n'hai 8 e io ce n'ho 5 dei guerrieri. Ora tocca a te attaccare e ora tiri il dado da 8 8 volte. Perché te ne è rimasti 8, sono morti in 3. 3, 2, 3, 2, 8, 1, 4 e 1. Ok, un danno solo, vado a 4 guerrieri, perciò io attacco 4 volte ora. 1, 2, 3, 4. Hai perso 3 guerrieri, 8, 7, 6, 5, perciò attacchi 5 volte te ora. Ah, ho perso 3. 2. 6 a 5 guerrieri, ora attacchi 5 volte. 5. 8.
5, 3. Oh, ne perdo 3 e vado a 3, 4, vado a 1. C'è un attacco solo, pazza rosa. Non ti ho tolto niente, tocca a te, vai. Quante volte devo lanciare la moto? 5, 5 volte ora. C'è sempre 5 sul Uno, dado, ti è rimasto 5 sul dado. sette, uno, sette. Morto, 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 morto. Hai distrutto l'esercito e ti è rimasto 5 guerrieri, che culo, eh. Genio. 5 guerrieri ti è rimasto, eh. Ma c'è da affrontare il boss ora, eh. È meglio, eh. Almeno attacchi anche con quell'altro. Allora, devo andare alla pagina dello Jarl, perché devo vedere quanta vita c'ha. 130. Cappero, 130. Cazzo è Maremma. Alrek Sigtroll, eccolo qua, questo scemo. Eccolo qua. Eccolo qua. Alrek, eccolo qui. Quindi, oh, c'ha 76 di vita, eh. È fortino, eh. È fortino, eh. Aspetta, che piglio. Me lo segno con la calcolatrice, sennò col cazzo che me ne ricordo. Allora, 76 di vita, io con quanto attacco? Una volta al dado da 6 attacco, con una volta solo al dado da 6. Però puoi iniziare te ad attaccare, perciò te puoi attaccare 5 volte col dado da 8 con i tuoi guerrieri, perché ancora ce n'hai 5. E poi ovviamente puoi attaccare con sempre piccolo orso, con 4 volte, il dado da 6, e poi puoi attaccare anche te, vai. Allora, 5 volte, lo segno qua, parto con 5 volte. Parti con 5 volte dell'esercito, vai. 1, 2, 5, 7, 1. Hai tolto 2, ma ho perso 2, meno 2, perciò vado a 74. Ora c'hai i 4 dadi del piccolo orso. Fatto. Aspetta un attimo, sento un rumore in camera. Ah, no, non c'è. Ok. Quindi? Vai, attacchi. Puoi attaccare con piccolo orso ora. 4 volte il dado da 6. 4, 5, 2 e 5. Oh, perdo 2 vite sole. Meno 2. Vado a 72. Ora tocca a te attaccare. Tocca a me, quindi io sto. Te c'hai un dado da 8 e 2 Dato volte il da dado 6. 8 più 2, 6, 2, 6. Allora, con dato da 8, 1. Ora tiro 2, 2 di 6. Vai. 1 Vai. e 2. Niente, non perdo niente. Tocca a me ora. Io tiro una volta al dado da 6 e ovviamente prima attacco l'esercito. Però non ti tolgo niente, non gli tolgo niente all'esercito. Provo ad attaccare piccolo orso. Piccolo orso perde 5 di vita. 5 di vita e poi 95. Poi provo ad attaccare te. Quindi ora, ok. Te perdi 4 di vita. Ah, 4. Vado a 6. Ok, allora, ora tocca a me, vado con il malvivente, 5. Vai, sì. 4, 1, 8. 4, 5. Ok, 2 volte, meno 2. Ok, vado a 70. Tocca a piccolo orso ad attaccare. Di 6. 4, 1, 1, 2. Niente, tocca a te. 2 con il D8, Vai. 3 e 4 col D6. 4, 5, ok, oh, un colpo è andato a segno. Quanto c'ha di vita? Sono a 69 ancora. È sempre in boss. Tocca a me attaccare, dunque attacco l'esercito. Oh, perde, li perdi tutti, tutti a 5. Piccolo orso non perde niente perché non ho fatto il numero necessario. Neanche te perdi niente, perciò tocca ancora voi attaccare.
Parto con il D8 mio, che è 4, più 2 di 6, 6 e 4. Ok, 6, 4, 6, sì, ok, meno 3. Ok, bene. Piccolo orso, l'avevi fatto attaccare? No, lo devo tirare, Vai, vai, allora, tira, vai. 4 di 6, 1, 5, 1, 6, Oh, due attacchi, 15, meno 15. due. Vado a 64, so ancora. Tocca a me, piccolo orso. Oh, piccolo orso perde 4 di vita. Te non perdi niente perché non sono riuscito a attaccarti, ora tocca a te. Di 8, Vai. 6 e E col D8 quanti hai fatto? Scusa che non ho capito. 3. Avevo fatto 3, 3. Ah, 3, ok. 6 e poi? 2. Ah, ok. Ok, vado a 56. Tocca a me. Allora. Piccolo orso non perde niente. Te, no, te non perdi niente. Non mi riesci a attaccarvi. Tocca ancora a voi. Allora, tiro lancio con piccolo orso. Vai. 1, 5, 4 e 5. Poi tiro col D8 mio, 6 più 2, 3 e 5. Vado a 38. Tocca a me. Allora, piccolo orso perde 5. Quindi vado a 80, 91 meno 5, 86. 87? No, aspetta. 85. 80, no, sì. Scusa. Te perdi 4. Piccolo orso perde 6, hai detto? 5, 5, 5, 5. Lui 5. Allora 90, Lui 5, te 80. perdi 4. Io perdo 4 e vado a 2. Ok. Allora attacco col D8. 4 e 1 e 5. 4, 4, 1 e 5. Ok, perfetto, vai. 6, 2, 5 e 1. Ok. Sono rimasto a 22. A me, allora, piccolo orso perde sempre 5, il tuo compagno. E vado a 81. Te quanto eri rimasto? 2. Ah? Ah, 2. ok, perdi un'altra vita. A 1. Ahi, eri già uno? Ero 2. Ah, cazzarola, vai, ora tocca a te attaccare. Vado con piccolo orso di 4. Vai. 6, 4 e 1. 4, 6, 4, sono 3, bene. Vai, ora tocca a te. 4, 4 e 4. 3, 4. 4 e 4, 4, dunque 4, 5, 6 e 6, 12. Oh, sono rimasto uno di vita. Sono Ah, come me. rimasto Come me. uno. Provo ad attaccare piccolo orso. Niente. Provo ad attaccare te. Aia, sei quasi morto, eh. Perché? Quasi sono morto, uno. Sei quasi morto. Sei ferito, anzi, sei ferito. Sei quasi morto. T'ha coperto piccolo orso, perché comunque il tuo compagno ti protegge. Ma io sono zero.
Lo so, ma t'ha protetto lui con l'attacco finale, sennò saresti morto. E piccolo orso perde 15 di vita. Vai, segna meno 15. Quanto perde? 15, 81 15. meno 15 fa 7, Quanto c'ha? 81 di vita, vado 81 a meno 60, 15, vai a 66. 66. 66? Sì, perché comunque il tuo compagno ti protegge sempre dall'attacco. È il tuo compagno. Comunque ti ha Ho salvato, cioè capito. ti sa, praticamente si para lui al tuo posto. Vado con un D8 e poi con l'attacco mio. Vai. 8. Morto, 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 molto morto. Bene, ce l'hai fatta. Perfetto. Quindi io sto a 1 di vita. Sì, vabbè, sei quasi morto, però insomma ce l'hai fatta, eh. Mica Ora male, sono a 0. eh. Mica male. Sì, no, ora è rimasto a 1. Allora, quindi... Allora 1. Allora, quindi, aspetta un attimo. Puoi andare... Ah, c'hai tre luoghi poi per scegliere come ricompensa. Puoi andare o alla bottega del fabbro, o al recinto delle offerte, oppure al complesso dei corvi di ghiaccio. Ripetemi. C'hai tre ricompense, queste sono scelta mia, l'ho inventata io queste sul momento. Puoi andare o alla bottega del fabbro e provare a vedere se trovi qualche oggetto da comprare, o al recinto delle offerte, fai un'offerta agli dei, vedi quello che ti capita, oppure vai al complesso dei corvi di ghiaccio. Mercanti. Perché comunque il tuo compagno se ne va a missione finita e andando al complesso dei corvi di ghiaccio forse ti potranno dare un nuovo compagno. Ma la scelta è la tua, eh. Vado al complesso di ghiaccio. Al complesso dei corvi di ghiaccio. Ok, va bene, Sì, allora. lo tolgo questo qui. Sì, il compagno di ora lo puoi togliere perché lui se ne va, ti ha aiutato, se ne va perché comunque è un compagno che trovi lungo la via. Allora, hai scelto la ricompensa del complesso dei corvi di ghiaccio. Allora, il circolo dei corvi di ghiaccio utilizza come sede un'antica costruzione in pietra composta da più edifici. Infatti, grazie alle cure del circolo, l'edificio è in ottime condizioni, ma l'interno è stato completamente svuotato ed è un mistero quale fosse la sua funzione originaria, prima dell'arrivo dei corvi di ghiaccio. Ovviamente, la parte più grande del complesso è composta da cinque costruzioni adiacenti, dove dormono e vivono i corvi di ghiaccio, non in viaggio per Midgard. A pochi passi da questo complesso abitativo si trova un edificio più grande, al cui centro ci sono le riunioni del circolo. Nelle camere esterne, infatti, del palazzo, ci sono le stanze private dei tre grandi Mimaneidr, ovvero Limrun il giovanissimo. Puoi scegliere come compagno o Limrun il giovanissimo, o Blotre l'adulto, oppure Spekisvidr il vecchio. Che vita c'ha, che armi c'ha? Non te lo posso dire, devi scegliere Il casuale. primo detto qual è? Il primo è quello giovane, Limrun. Praticamente c'hai un combattente giovane, un combattente adulto e un combattente vecchio. L'adulto. Quello adulto, quello nel mezzo? Quello da... Allora, ok, pagina 132. Allora, aspetta, ve lo dico, 132, vediamo un po'. 132. Era, come si chiamava? Blotre. Ah, Blotre! Bello come compagno! Fantastico, te lo faccio vedere. È tipo un sacerdote col bastone. Bello, grande, bella scelta questo. Il sacerdote dei corvi di ghiaccio ti sei trovato. Blotre, l'albero del sacrificio, è chiamato. Tutto quello che ho fatto è stato fatto per garantire la salvezza di questo ordine. Ovviamente, fin da quando Blotre fu accolto dal circolo come un infante lasciato come omaggio da qualche clan della zona, ha sempre vissuto per il circolo e si è impegnato al massimo per scalarne i ranghi e raggiungere una posizione di prestigio. Una volta raggiunto il suo scopo, si è però reso conto di come il circolo abbia bisogno di essere ristrutturato e modificato in previsione dei tempi crudeli che stanno per giungere. Infatti, Spekisvidr è stata una guida saggia e buona, ma è giunto il tempo di farsi da parte.
Ovviamente Blotre è un uomo che sfrutta la sua intelligenza e le sue doti politiche per far sentire inferiori i suoi avversari. I suoi modi all'apparenza educati possono trasformarsi immediatamente se serve, rivelandone l'autorità del saggio. È una specie di vecchio, di uomo saggio. Allora, perciò puoi mettere Blotre come compagno. Boltre si chiama? Blotre, Blotre. Ah, ok. Allora, ha 58 di vita. Aspetta un attimo, ho scritto, poi ho sbagliato. 58. Ha 58 di vita già. Norma. L'arma, ora te lo dico, ovviamente essendo un saggio, è un mago, perciò è un incantatore. È un incantatore di nono livello, segnatelo. Incantatore nono livello, segna. Quindi, Sì, leave 9. scrivi nella tabella, aspetta, me lo segno anch'io se non me ne scordo. Allora, incantatore di nono livello e ci scrivi saggezza 16. Ci scrivi saggezza 16 perché quando attacca lui deve superare il tiro di tiro saggezza 16. Arma. Armi. Allora, aspetta un attimo. Prima ti devi segnare tutti gli incantesimi che c'ha perché ce n'ha diversi, ce n'ha parecchi. Anzi, tira il dado da 6, vai. Quattro. 4, ok. Allora, c'ha quindi, ce n'ha tanti, c'ha frusta di spine, segnatele, Frutta di segnatele, frusta di spine, randello incantato. E spruzzo velenoso. Segnati? Poi avevi fatto 4 col dado? Poi puoi segnare anche inaridire. inaridire. Inaridire, sì, tipo prosciugare. Poi c'ha rampicante avvinghiante, ovvero tipo una pianta che stritola l'avversario, che avvinghia l'avversario. E poi c'ha pelle di pietra. Per tua sfortuna non hai fatto uno, se no trovavi l'incantesimo cura ferite, però te non l'hai trovato, perciò non ce l'ha. Comunque, c'ha come arma c'ha il bastone. Il bastone toglie, allora, un dado, una volta il dado da 8, il bastone, un D8 con il bastone. Toglie un dado da 8, più 2. Più 2 c'ha. Questi incantesimi quanto tolgono? Bisogna tirare il dado da 20. Devo tirarli? No, no, non ora, quando lo userai se lo vuoi attaccare. E poi oltre il bastone c'ha cambiare forma 2 volte al giorno. Perché lui, essendo un mago vichingo, si può trasformare praticamente tipo in un falco, si trasforma nell'animale, tipo vuole diventare un corvo, diventa un corvo, vuole diventare, che ne so, una mosca, diventa una mosca, capito? Cambiare forma 2 volte al giorno. Ho visto. Però interessante, dai. No? Sì. Ok, Bel gioco, mi allora, piace. aspetta, ti devo dare punti esperienza, mi devi tirare. Allora, hai affrontato quanti nemici? L'esercito più il capo, giusto? Sì. Oh, perciò tira 3 volte il dado da 20. Due Anzi, no, facciamo il dado da 6, vai. 3 volte il dado da 6, vai. Sei, Vai. Ok. tre, uno. Ok. Tre Va bene. Niente. Allora sali solo a livello 1. uno. Vai a livello 1. Yes. Sei salito di un livello solo, eh? Sei salito di un livello solo, sì. Come punto esperienza c'hai un livello solo per ora. Per ora solo 1. Sì, per ora solo livello 1. Per oggi ci fermiamo qui con questa nuova ambientazione. La prossima ambientazione dovremo esplorare la palude del Fenmark. Guarda, c'è Ok. anche l'immagine di lui, che è questa. Bella, eh? Eh sì, vedi quella neve che c'ha il corvo nella mano, tipo saggio, tipo vecchio saggio. Come ti piace però l'ambientazione?
Sì, molto bello, questo è un bel Bellino, dai. gioco. Sì, questo è bello. Poi preciso, hai beccato il saggio, eh? Hai beccato il mago, hai beccato. Va bene, ok. Per il momento, ragazzi, concludiamo qui questo nuovo gioco di ruolo live. Anzi, nuovo, cioè non è proprio nuovo. È un'ambientazione. È sempre Dungeons and Dragons, comunque. Spieghiamolo, diciamolo. È sempre Dungeons and Dragons, però cambia l'ambientazione. È un'ambientazione ambientata, ovviamente, nell'epoca vichinga. Ovviamente siamo partiti dalla Terra perché diciamo, le prime esperienze si fanno sulla Terra. Dopo, a fine missione, ora, dopo la prossima missione, siamo in una palude. A fine missione, a fine pianeta, andremo in un nuovo pianeta. Va bene? Perciò, ragazzi, se vi è piaciuta questa nuova live, questo nuovo gioco di ruolo, mi raccomando, lasciate un like, naturalmente. Scrivete nei commenti se vi piace la nuova lampada di PlayStation. Che Questa qui. bellissima! Questa qui, che ora l'ha messa più veloce. E naturalmente continuate a mandare il vostro supporto continuando a seguirci iscrivendovi al canale. A presto ragazzi per un nuovo video. Ciao!